E allora buonasera ragazzi e benvenuti anche a quest'altra puntata di Trivia stupenda qui all'Astrolabio. Un po'... Scusa, hai bisogno? Il cameraman? Sai cosa? Che alla fine tu fai sempre domande a tutti, ma nessuno le fa mai a te. Questo è vero, stavo per dire... Un po' per capire come la pensa la gente della notte, o meglio la gente dell'Astrolabio. Ecco, quindi io direi questa sera di cominciare a fare un'intervista a un gestore di discoteche, o meglio il gestore dell'Astrolabio. Mi sento un po' imbarazzato per questo, basta che mi fai ascoltare le domande e io ti rispondo, ci provo almeno. Vai. Nome? Francesco. Sei sicuro? Sono sicuro, l'accendo. Quanti erano i seguaci di Garibaldi? Allora, dicono fossero 1.200, però per il discorso tasse Garibaldi ne dichiarò 1.000. I Spartani? I Spartani erano 500. I ragazzi dell'Astrolabio? I ragazzi dell'Astrolabio, 1.000.000. Wow. Finisci la celebre frase, dopo tutto domani? È un altro giorno. Quale giorno? Domani è domenica. Quante sono le lettere dell'alfabeto? Possiamo dire 21 per l'alfabeto italiano, 24 l'alfabeto internazionale. Un po' di più. 26? Ci mettiamo dentro anche qualche numero, dai. Quanti chilometri percorrono i pinguini quando migrano dal polo nord al polo sud? Dal polo nord al polo sud, quanti chilometri? Vabbè, una cifra. È stata durissima rispondere a queste domande stasera, non so per quale motivo, però insomma io ci ho provato. Adesso tocca agli altri, andiamo a vedere un po' quindi come la pensano la gente della notte, o meglio la gente all'Astrolabio. Io le domande le faccio diverse. Le fai più belle? No dai, vabbè, insomma ci perdo un po' di giorni io dietro, dai, a parte gli scherzi. A parte gli scherzi, ragazzi, non vedete muoversi la telecamera proprio perché Lorenzo non è dietro, ma vi elenchiamo quelle che sono le domande di questa sera. Nome. Stefano. Denise. Michelle. Denise. Ivana. Vero nome, il pad. Quanti erano i seguaci di Garibaldi? Effettivamente 1.000. Eh sì. 4. Giusto, 4. Garibaldi è quello col berretto, la barba. Penso a 1.000. Ha conquistato, ha unito l'Italia con 1.000 seguaci. 1.000. Hanno pagato tutti il biglietto? Boh, forse. 1.000. Questa non la so, passa parola. Non vado a scuola da tipo 40 anni. Quanti anni hai? 17. Però c'erano dei seguaci a Garibaldi. Chi sono i seguaci? Aveva una setta a Garibaldi. Facciamo 7. Una setta, eh? Setta. Setta. Aveva una setta a Garibaldi. Non lo conosco. Finisci la frase, dopo tutto domani. Dopo tutto domani è un altro giorno. Domani. Dopo tutto domani è un altro giorno. È domenica. E gioca il? Parma. Domani. Termina la frase. Dopo tutto domani è domenica. Piove. È una palla altissima. È impregnata d'acqua. La respingo io di testa! È sicuro? Sì, qui! Domani! Piove? No! Nevica! Nevica! Secondo me domani nevica! È un altro giorno domani! Oramai! Quindi domani, dato che siamo tipo alle 3... È lunedì! Domani è lunedì! Sei avanti da matto! Quante sono le lettere dell'alfabeto? Allora, tu hai detto 26, c'è scritto qui, io metto in dubbio 26, metto in dubbio, per me 24 al massimo. Io
Io ho contato i tasti della tastiera. Ha compreso anche la chiocciola, quelle cose lì. L'invio, eccetera. 32. Noi dell'Astrolabi abbiamo un sacco di lettere in più. È chiaro. 21 e 23. 21. No, ma c'è anche la J, la W. Sta pensando? 21. Yeah. Eh sì, mettiamo una Vitex. 20 più le lettere straniere. Quindi saranno? 26. Figa, che culo. Hai indovinato quello che... 24. 25, boh. Quanti chilometri percorrono i pinguini nella loro migrazione dal polo nord al polo sud? Quanti saranno? Così, considerando che i pinguini, uno, non volano, e due, non abitano il polo nord, non lo posso. Esatto, quindi è una cazzata che esatto, così, gigante, così. Perfetto, perfetto. Polo sud, quanti chilometri? Che cazzo ne so? È una cifra. Una cifra. I pinguini sono al polo sud, non ci vanno al polo nord. Ma mica migrano, se prendono l'aereo arrivano subito. Ma non possono migrare dal polo nord al polo sud. Ma di cazzi loro, vanno a fare un giro. Esiste sia un polo nord che un polo sud. E allora ragazzi, qui con noi questa sera a Trivia abbiamo anche Patrick. Non siamo venuti a disturbare direttamente in console, come potete vedere, solo e giusto per farci dire un paio di cose. Come va Patrick questa serata qui all'Astrolabio? Bellissimo. Beh, veramente bellissimo, noi ci siamo divertiti, l'atmosfera è giusta, la gente è carichissima, quindi è una grandissima serata. Un saluto a tutti i ragazzi dell'Astrolabio, grazie mille per avermi ospitato qui, ciao a tutti. Ci vediamo presto Patrick. Astrolabio da UFO, ciao. Astrolabio grandissimi, ciao. Qua, oh no cazzo. Mi sembra giusto. Buonanotte, buona serata. Amici dell'Astrolabio, vi aspetto il prossimo sabato, un bacio grosso. Solo Astrolabio. Un saluto a tutti gli amici dell'Astrolabio, alla famiglia Astrolabio. Yeah. Ciao a New. È in Materano la mia città. E allora va bene. Casotto. Allora ragazzi miei, questa notte vi salutiamo io e Lorenzo così. Ciao ragazzi, alla prossima puntata di Trivia, vivala!